Pezzanesi, tanto se si vuole prenotare qualcun altro, Monti. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Io vi confesso che come prima vittima dell'installazione del Fosmari sul nostro territorio, l'ho detto altre volte, e di voi discarichi dovrei essere ancora una volta, e lo sono, il più arrabbiato di tutti per il tributo che il nostro comune ha pagato per la causa comune. Ma il grande senso di responsabilità che mi ha contraddistinto e ci ha contraddistinto prima quando eravamo in minoranza e oggi da un anno e mezzo siamo amministrazione del nostro comune, quindi ancor più proseguiamo nella nostra linea, mi induce a guardarvi tutti negli occhi e a pensare che oggi la facciamo finita su questa telenovela che francamente mi ha snervato e credo che come abbia snervato me stia snervando anche tutti quanti voi. Vedete, gli impegni che ognuno di noi ha durante il giorno con un'emergenza sociale che ahimè ogni istante raggiunge livelli mai conosciuti prima, ci induce sotto il profilo della serietà e della responsabilità a avere un comportamento che sia poco incline a tutelare gli interessi dei singoli ma a convergere su interessi di più ampia scala che possano dare un respiro definitivo alle problematiche di cui il nostro territorio è interessato. Una di queste, una delle più grandi, è lo smaltimento dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. A questo ci sono correlate molteplici problematiche, prima fra tutte quella della difesa della salute dei cittadini. Non ce n'è uno, io sono pronto a scommettere sia la mano destra che quella sinistra dei sindaci qui presenti, che credo voglia fare qualcosa contro la salute dei cittadini, sia che questi siano di Pollenza, di Colbuccaro, di Urbisaglia o di Tolentino o di Macerata o di tutti gli altri comuni della provincia. Che se questo fosse, invito il sindaco che dentro di sé la pensa in questo modo ad alzarsi e ad abbandonare, perché non è degno di avere questo titolo addosso. Siccome sono sicuro che non è così, nessuno si deve alzare. Però altrettanto dico che fare il sindaco non è un mestiere facile, e per farlo bisogna avere qualcosa che corrisponde a carattere, personalità, decisionalità, e quando ci vuole, ci vuole. Però su questo metto anche una probabile linea di contrasto che può esistere, e quindi non è che per forza di cose, come siamo sindaci caparbi, tutti la dobbiamo pensare alla stessa maniera. Mi era parso di capire, come diceva Lovaldi prima, che nell'ultima riunione, io non sono abituato a tornare sulle decisioni e tantomeno a sprecare tempo, se poi alla fine questi sindaci, voglio dire, non hanno, ma io sono sicuro che ce l'hanno, decisionalità, ogni qualvolta vengono tirati per la giacca, poi magari a distanza di 3 mesi cambiano idea su quello che hanno fatto 3 mesi prima. Io ancora non ne ho conosciuto uno, ma semmai il Fosmari oggi sarà banco di prova. Perché capisco le esigenze di tutti, però ripeto, bisogna volare su un piano, su una dimensione che sia appunto la dimensione di tutti e non la dimensione di qualcuno. Sottolineo ancora una volta, per chi non l'avesse ancora capito, che la fortuna che ha questa provincia è quella di avere un organismo pubblico che è il Fosmari, composto da tutti i comuni della provincia, che mette a riparo la provincia non solo in primis da eventuali manipolazioni di quella che è una materia alquanto delicata e pericolosa come quella dello smaltimento dei rifiuti, e abbiamo visto in Italia quali mirabili azioni possono essere messe in campo non solo a discapito dell'eventuale salute dei cittadini ma per disastri ambientali forse non più recuperabili. Allora forse qualcuno qui pensa di agevolare pratiche o decisioni che possano portarci, anche seppur minimamente, a contatto con realtà di questo tipo, no? Faccio una domanda, perché se così fosse veramente io sarei di un altro pianeta. Allora, che cosa vogliamo dire sul Fosmari? Poi entro nello specifico, che ha lavorato male in questi anni?
ha dovuto prendere delle decisioni anche di grande responsabilità, e voi, tutti voi, dovete sapere che le vostre decisioni, che erano poi le decisioni del Cosmari, perché dall'assemblea partivano gli indirizzi, a noi di Tolentino ci hanno portato due discariche sul territorio. Noi, quando vi potrei stare arrabbiato con l'assemblea e conseguenzialmente con questa struttura? Eppure dico, come ho detto un'altra volta, che le discariche, fino a che non impariamo e non mettiamo in campo meccanismi che consentano uno smaltimento vicino al 100%, sono serviti a far sì che ogni comune avesse la possibilità di essere bello, pulito, frequentabile e biglietto da visita con bandiera arancione, bandiera blu di questa provincia. Grazie a quei C puntini, 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 I finale, che hanno avuto le discariche sulle spalle e lo hanno fatto con grande senso di responsabilità. Oggi abbiamo voltato pagina, stiamo voltando pagina, ma c'è ancora un comune che si chiama Cingoli che non si è certo messo giù subitamente e non ha accettato con grande, con grande arrendevolezza, ma alla fine con senso di responsabilità, un'altra discarica che dovrebbe durare decenni o almeno un decennio o forse di più, perché se siamo così bravi da far partire in maniera completa e decisa le pratiche di raccolta differenziata sul nostro territorio fino ad arrivare a percentuali vicine al 100%, ci si può riuscire, allora le discariche non servono più e non c'è bisogno mai neanche di andare a cercare i Cingoli o i Corridonia, scusami se ti cito, o i Pollenza della situazione. Ecco, allora voglio dire, pensiamole queste cose, ragioniamole, perché se questo è, oggi noi stiamo trattando una problematica di giudizio soprattutto nei confronti di un ente pubblico, su un organismo pubblico che non solo ha lavorato bene, ma ha tenuto fuori le mani di coloro che vogliono fare dei rifiuti una risorsa non per il territorio ma per se stessi, da queste zone, con tutti i risvolti correlati, perché quanti di voi dicevano guarda sulla discarica, allora no, sono più i cani che passano di notte che quelli che entrano di giorno, perché quando c'erano discariche private, ve lo ricordate? Provate a chiedervi perché ci sono casi di tumore vicino a quelle vecchie discariche. Domanda, quale tipo di materiale poteva essere allocato in quelle discariche con quella metodologia prima ancora che venisse fuori il Cosmari? Allora oggi noi dovremmo stare qui a decidere se accettare le dimissioni di un CDA fatto comunque da molteplici persone, possibile che questi siano tutti degli incapaci? Cioè oggi per risolvere poi quale problematica, dal momento in cui l'inceneritore è stato fermo per 15 mesi, ha girato per poco tempo e poi sì, si sono accorti che l'inceneritore non poteva andare avanti così, grazie a Dio, e oggi è obsoleto e quindi non può ripartire. Questo noi l'abbiamo fortemente rimarcato, ma anche sulla relazione che poc'anzi ci è stata sottoposta, questo emerge chiaramente da parte di chi oggi dovrebbe essere condannato. Quindi gli eventuali condannati dicono le nostre stesse cose, si preoccupano per le nostre stesse cose, e lo sapete perché? Perché loro sono noi e noi siamo loro, perché al posto loro noi dovremmo prendere decisioni per il territorio importanti e che vanno nell'indirizzo della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Allora ai cittadini dico, state tranquilli che l'inceneritore così com'è non ripartirà. Questo oggi lo sanciscono i sindaci di tutta la provincia e lo dice nella relazione lo stesso CDA del Cosmari. Per il problema delle puzze c'è una relazione, ci sono nuovi macchinari, nuovi impianti che vengono e nuovi studi, perché è giusto che chi abita da queste parti possa la sera aprire le finestre. E noi sindaci, che siamo io di Tolentino, ma gli altri che sono più vicini, ci preoccupiamo giustamente anche di questo e soprattutto di questo. Perché io sono stato una sera alla cucina degli Angeli, non mi ricordo come si chiama, a un pranzo di matrimonio, e francamente se aprivamo le finestre e morivamo di caldo, fortuna che c'era un po' l'aria condizionata, non si respira. Allora non è che io vengo qui a dire che tutto ciò che si dice non è vero o non è successo, ma vi dico cosa sarebbe successo se non ci fosse stato questo organismo pubblico.
se non ci fossero stati comuni pronti ad accogliere le discariche nel momento in cui non c'erano ancora questi sistemi di smaltimento e queste nuove tecnologie. Allora oggi non c'è nessun processo al Cosmari per quanto mi riguarda, non c'è nessun processo al CDA per quanto mi riguarda, come ho detto anche sui giornali. C'è una decisione chiara e precisa di chiusura dell'inceneritore, ahimè questo, come dice qualcuno, potrebbe comportare l'aumento delle tariffe. Allora io vi dico voto pienamente questa relazione e respingo con tutte la decisione possibile le vostre dimissioni, però vi dico che allora, come sindaco, qualora dovesse esserci, e spero di no perché l'inceneritore ha funzionato a singhiozzo e siamo andati avanti comunque con le stesse tariffe anche negli anni precedenti, se oggi lo chiudiamo, visto che è stato chiuso 15 mesi e siamo comunque sopravvissuti a livello di bilancio, credo che le tariffe possano rimanere anche così come sono. Ma allora facciamo un altro tipo di discorso. Siccome nel mio comune io ho fatto già la richiesta per il microchip, come giustamente ha fatto Civitanova e Porto Recanati, mi pare, perlomeno quelli che ricordo, poi ce ne saranno sicuramente altri, facciamo in modo che i nostri cittadini imparino, anziché andare di notte ancora con i sacchi neri a smaltire sacchi alti d'uomo sui cestini periferici dove non ci sono punti di avvistamento o telecamere di controllo eccetera, che questi signori imparino a smaltire l'immondizia come Dio comanda, a portarla nei cesti quando è il giorno prestabilito e a far sì che le percentuali di raccolta, individuandoli col microchip, arrivino a percentuali di livello assoluto. Dopodiché però premiamoli e allora stabiliamo un meccanismo premiante sulle tariffe per coloro che si comportano in questa maniera e facciamo le contravvenzioni e le multe a coloro che non rispettano né l'ambiente né se stessi né probabilmente e sicuramente quelli che abitano vicino o gli altri comuni o gli abitanti degli altri comuni. Queste sono le azioni che io integrerei e esorterei di mettere in questa relazione, cioè un meccanismo premiante per coloro che, rimboccandosi le maniche, ottengono risultati da record nel prossimo futuro in questo senso, e ce la dobbiamo fare, perché questa è la scommessa del futuro, quella di imparare soprattutto le nuove generazioni ad operarsi in questo modo, a crescere in questo modo, a capire che tutto ciò che fanno non è solo per loro stessi ma è anche per chi verrà dopo, e con allora che si può risolvere il problema delle puzze, il problema degli inceneritori, e non è una poca cosa, e c'è una convivenza sociale migliore perché le associazioni ambientaliste fanno il loro lavoro a volte anche in maniera determinata e forte, ma capiscono anche, e almeno mi auguro, ma è così, che dall'altra parte c'è un lavoro all'acre per garantire comunque una vivibilità e una decenza sul territorio che altrimenti non ci sarebbe. Allora insieme, ecco la famosa formula, insieme col confronto, ma non con la condanna che non risolve e apre le porte, guardate, questo tipo di atteggiamento facilita e apre le porte a coloro che vogliono fare lo smaltimento dei rifiuti un altro sport. Questo ve lo dico con fermezza e con grande determinazione, scrivetevele queste cose, perché se oggi, ma sono sicuro di no, partisse da questa assemblea un'indecisione o un insuccesso tale, o se qualcuno pensasse di essere attratto dall'enfasi di andare dietro alla protesta così pura e semplice, così come nasce, per dire io non voglio nulla, si chiuda tutto e si riapre una fase nuova, quindi aboliamo il Cosmari e poi si vedrà, ecco il poi si vedrà è ben precisamente già delineato, e poi si vedrà, le vostre famiglie lo pagherebbero a carissimo prezzo, sia in termini economici, sia in termini di salute, sia in termini ambientali. Guardate, un altro aspetto su cui bisogna riflettere, io sono in carica come sindaco da un anno e mezzo, ma pure questo quando la relazione è stata citata non è banale. I piani regolatori si sono estesi intorno a delle realtà che già si sapeva che puzzavano o perlomeno avevano delle problematiche. Io vi faccio un esempio: sul nostro comune nelle precedenti amministrazioni hanno fatto costruire villette o case popolari intorno alla congeria del Chienti e intorno alla Saipa. Sono due elementi che per loro naturalezza, per quanto uno voglia contenere il discorso delle puzze a carissimo costo, comunque puzzano.
problema qual è? Che la puzza c'era, le case no, cioè, si sono stati portati insediamenti civili, dopodiché giustamente quelli che stanno di casa lì, che hanno comprato, che sapevano che quelle realtà c'erano, vogliono essere tutelati. Allora quella lì non è una frase barbina che sta scritta lì, è una realtà che mette in evidenza come molte volte le amministrazioni si dovrebbero porre un quesito: spostiamo, premiando, magari incentivando le attività cosiddette insalubri e poi costruiamo le case nel pieno sviluppo della città eccetera, oppure vietiamo una costruzione di insediamento urbano in zone dove ci sono già industrie insalubri? È una domanda semplice la mia, la risposta è altrettanto semplice. Adesso però non aiuta, perché durante il ritorno a Cospari la precedente nostra amministrazione ha fatto costruire alla stazione di Pollenza e altre realtà hanno fatto costruire a Casette Verdini, alla stessa stazione di Pollenza dove combinano i comuni. Quindi il problema esiste e lo dobbiamo risolvere e si sta facendo del tutto per risolvere. Poi un ultimo aspetto, che forse un paio di aspetti che non sono secondari: se il Cospari non fosse stato pubblico, avremmo avuto una risorsa sul territorio come quella attuale e un controllo come quello attuale? Si parlava prima di forza lavoro qualitativa ed organizzata, preparata. Ecco, quanti cittadini sono impegnati, sentendo proprio quella missione e quel territorio, svolgendo il proprio lavoro, sapendo che non solo lavorano per il proprio comune e lo fanno con grande appartenenza, ma anche per l'intero territorio provinciale? Figuriamoci se qua viene così, dico, una cosa a caso, l'era di Bologna, con gli operai che vengono da fuori regione e che magari devono pensare che abbiano lo stesso attaccamento quando passano per le città, dicano buongiorno ai cittadini o diano dei correttivi, come fanno oggi, come fa il personale del Cospari, con grande, ripeto, con grande senso di appartenenza e con grande specializzazione. Io credo proprio di no. Per cui non tutto è filato liscio, non tutto è filato liscio e non tutto è perfetto. Ma guai a Dio, e quindi voglio vedere io quelli che diranno che bisogna sfiduciare il CDA e che bisogna ritornare sulla decisione di giugno scorso, anche a proposito della vicenda SMEA, che io francamente con tutto il rispetto ho già detto e ripeto per l'ultima volta, mi preoccupo molto per i dipendenti della SMEA, per la realtà SMEA, e mi auguro che questa vicenda finisca bene, cioè che la SMEA entri nel posto, ma non alle condizioni SMEA, alle condizioni di tutti, alle condizioni paritetiche di tutti gli altri dipendenti, senza che questo sistema imploda. E vorrei che i sindacati, anziché preoccuparsi solo genericamente del fatto di dire che comunque questa operazione sa da fare, che dicessero anche cosa pensano a proposito di quelle apicalità che verrebbero a mortificare tutti quegli altri dipendenti che fino ad oggi hanno lavorato pariteticamente, a pari livello all'interno del Cospari. Strano che non si occupino, dovrebbero preoccupare dell'aspetto morale, etico di ogni lavoratore e di quello economico, e si preoccupano invece di dire solo l'operazione comunque sa da fare, ma che non tocchino questo tasto, almeno non con la stessa veemenza. Molto strano, a volte certe strutture ti sorprendono. Allora, di fronte a tutto questo, una cosa è certa, che per quanto mi riguarda non ho nessun dubbio, però vi guardo tutti negli occhi, perché ripeto, grande amicizia e grande stima mi lega a tutti voi. Capisco chi debba fare discorsi diversi, ma non approvo. Però questa è un'assemblea che oggi decide una cosa importante, cioè il futuro di questo organo pubblico, organismo pubblico, il futuro dello smaltimento dei nostri rifiuti. E se oggi tutto, la fiducia viene data a questo documento e tutto permane nella via dello sviluppo e della rettifica di ciò che si è sbagliato, quindi cioè oggi questo documento prevede degli indirizzi nuovi a tutela e a miglioramento delle cose che non sono andate, quindi al riconoscimento di degli eventuali, tra virgolette, errori, qualora ce ne siano stati, ma in questo caso ci rivolgiamo meramente e specificatamente per lo più alla questione dell'inceneritore,
per tutelare e migliorare tutto il resto. Quindi chiuso l'inceneritore e miglioriamo tutto il resto. E di fronte a questa dichiarazione di buona volontà e di visione aziendale determinata, certa, precisa e consapevole, che non fa del CDA un organismo campato in aria, ma un organismo che ha amministrato sempre con grande senso di responsabilità e oggi continua a farlo, come invece qualcun altro vorrebbe far credere che non è stato così, e noi decidiamo di lasciare nella certezza, sostenendo questa relazione, integrandola magari con quelli che sono stati, con quel suggerimento che poc'anzi ho dato, noi sicuramente abbiamo una certezza che il Cosmari sopravviverà più forte di prima, che alle scadenze prefissate, se ci sarà qualche mente più illuminata o qualche personaggio che potrà integrare il lavoro che fino ad oggi è stato fatto, si potrà prendere in considerazione, ma oggi non c'è nessun CDA da bocciare. E quindi sostanzialmente, naturalmente, il Cosmari avrà i suoi nuovi avvicendamenti, se ci saranno, o permarrà questo CDA, perché starà a noi fare questo tipo di processo. Ma sta a noi oggi lavorare tranquillo il CDA, sostenere questa struttura e non lasciare che qualcuno possa, attraverso azioni, un po' grimaldello, per non chiamarlo in un altro modo, con meccanismi di leva, far saltare il banco e mettere a repentaglio questa sicurezza e tutto ciò che di certo ed è tanto ha avuto questa provincia grazie al Cosmari. Questo io l'ho detto e ripeto, lo dice uno che ha il Cosmari sul territorio e che ha avuto due discariche sul territorio per prendere l'immondizia di tutti. E questo segnatelo, perché non è una cosa da poco. Quindi ci vuole grande senso di responsabilità e io mi auguro che, e qui chiudo, che questo ancora una volta prevalga, però da oggi, se questo sarà, non voglio assolutamente più tornare su queste argomentazioni e tanto più sulla SMEA, perché ci siamo tutti pronunciati su questa vicenda e quindi non sta a Cosmari cambiare indirizzo, ma semmai sta ai 5 apicali della SMEA cambiare indirizzo. Grazie. Grazie Pezzanese, la parola a Monti. Saluto tutti, ringrazio ovviamente Peppe Pezzanesi, Sindaco Guardi, da me non vi aspettate una prolusione così completa, ampia, che tocchi tutte le sfaccettature del problema raccolta rifiuti, smaltimento, la provincia di Macerata. Io sono un tecnico, vengo al mondo tecnico, nonostante che quattro anni sto a fare il sindaco, ancora non riesco a costruire argomentazioni come riesce a costruire qualche altro. Comunque io con ammirazione vi voglio dire grazie, perché avete ribadito concetti penso ormai condivisi. Primo fra tutti, l'indispensabilità e il valore del Cosmari come consorzio locale, e stiamo lavorando tutti affinché si vada verso l'unicità della gestione della raccolta dei rifiuti. Quindi condivido con te Peppe la questione. Io oggi non sapevo che c'era l'ordine del giorno anche la questione SMEA, anche perché penso che la questione SMEA sia ormai a livello tecnico di discussione di accordi, e mi auguro che sia a livello tecnico e di discussione, perché io l'ho anche sostenuto che per me la SMEA fa un ottimo lavoro e la questione di contratti di prezzo o meno è una questione tecnica. Certo, poi dovremmo scegliere a livello politico, ma voglio una proposta tecnica. Tuttavia vorrei riportare la discussione sull'argomento
che è stato anche il tormentone dell'estate. Però prima di parlare dell'argomento vorrei innanzitutto rendere atto all'amministrazione, al CDA, che ha spinto al momento opportuno. Sono d'accordo quando Sparvoli sostiene e riporta le note dell'ARPAM, in cui quella del 2011, 2012 e 2013, circa la qualità dell'aria, ma mai avrei pensato un qualcosa di diverso, perché deve essere così, perché ho fiducia che sia così, perché quando ho cercato di promuovere l'indagine epidemiologica è perché penso assolutamente che sia così e debba essere così, e l'indagine epidemiologica mi auguro assolutamente che sia favorevole, in modo che l'indagine epidemiologica vada ad avvalorare quando ha sostenuto sempre l'ARPAM, che è un organo di controllo. E di questo devo ricordare che quando è iniziato il tormentone, lo chiamo così, dell'estate, è stato dato atto della funzionalità dell'ARPAM. L'ARPAM è un organo pubblico che sta funzionando veramente bene ed attento e vigile sulle condizioni dell'aria, quindi mi sta benissimo quello che dice l'ARPAM. E l'indagine epidemiologica dovrebbe e deve, sono sicuro che avvalorerà quando è stato dichiarato finora. Cioè finora il Colmari è stato, oltre che necessario, come abbiamo detto, è stato innocuo. Ora precisiamo bene, non è che è stato preso l'argomento della salute per fomentare la gente o meno, l'emotività della gente. Se finora ci siamo salvati, se finora è andato tutto bene, questo parlo dal punto di vista tecnico, il momento in cui si verifica il pericolo, che è il malfunzionamento del cammino del Colmari, chiudiamolo, perché non si verifichi l'irreparabile. Quello che è stato detto semplicemente questo qui: chiudiamo definitivamente il cammino del Colmari affinché non ci sia nessun pericolo in seguito. Nessuno ha messo in dubbio il passato, sia ben chiaro. Nessuno ha detto che siamo impestati. Questo è quanto. E pertanto l'atto di indirizzo presentato da Pollenza e Macerata, fatto circolare, qualcuno è arrivato, qualcuno non è arrivato, comunque è una paginetta, io adesso lo consegno al CDA, sostiene semplicemente questo qui. Vorrei leggere solamente l'ultimo capoverso. Il CDA del Colmari invita il CDA del Colmari a deliberare la disattivazione definitiva della linea di incenerimento e a studiare una possibile riconversione dell'impianto, anche attraverso un confronto con l'assemblea ristretta di sindaci e il tavolo tecnico politico recentemente costituito, da sottoporre tutto all'assemblea generale. Mi sembra che stiamo dicendo, riportando l'argomento al nocciolo della questione, si sta parlando semplicemente, questo ce l'ha detto anche il direttore Giampaolo, noi abbiamo questa struttura che è obsoleta e bisogna prendere una decisione su questa qui. Quello che chiediamo è di prendere una decisione definitiva su questo termovalorizzatore. Se poi vogliamo parlare di puzze, vogliamo parlare di sviluppo edilizio intorno alle zone, eccetera. Io, richiamandomi a quello che ha detto la Guardi, no? Che tutti i comuni hanno i propri diritti, i doveri, eccetera,
però io penso che anche tutti i comuni debbano avere gli stessi diritti di poter respirare l'aria buona. Per cui io non do una colpa né a uno né a un altro, io faccio semplicemente uno sport, pongo un obiettivo. Sarà il caso che i cittadini di Pollenza, Macerata, non so Corridonia se c'ha problemi o meno, ma soprattutto Pollenza, che possa da ora in poi respirare un'aria decente? L'ha detto, ci è capitato lo stesso Beppe Bersanesi, certe sere è irrespirabile, e molto spesso, e non mi venite a dire che è scesa l'incidenza perché nel 2012 ci sono state 31 segnalazioni, poi 12 e poi 8. Se l'incidenza di un danno si basa semplicemente, tra virgolette, sulle rotture dei coglioni, scusatemi, allora non è il caso, no? Io sinceramente o c'è il danno o no, perché la gente, vi posso dire, che ormai è pure rassegnata, perché dice tanto non si fa niente, inutile. Io posso dire nel 2011, nel 2013 a me mi hanno telefonato, stavo in ferie, mi hanno telefonato pure in ferie e stavo fuori Italia, quindi pagavo pure io, per dirmi che era insostenibile. Per cui, e chiudo, propongo di porre a votazione anche l'atto di indirizzo proposto da Macerata e Pollenza, che adesso consegna al CDA, e soprattutto di prendere in considerazione i problemi uno per volta, come c'è, e cercare una soluzione, perché parlare di tante cose in un'assemblea come questa potrebbe veramente, come ha accusato me, stimolare la figura politica, ma i problemi potrebbero rimanere sempre lì. Grazie. Ritani. Buonasera a tutti, moltissime delle cose che volevo dire sono state già dette dai colleghi Ubaldi e Pezzanesi, ma ci tenevo personalmente ad esprimere la totale fiducia, solidarietà e plauso all'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Cospari. Questo è uno, penso, dei vanti della provincia di Macerata. È una gestione, una società che abbiamo costruito insieme, ed è un vanto anche questo, ci siamo detti più volte con i colleghi sindaci di tutta questa nostra provincia, che è stato un percorso virtuoso che abbiamo affrontato in questi anni e che abbiamo portato fino a questo punto, credo, con ottimi risultati, anche con apprezzamenti anche da parte di altre realtà, come le altre anche associazioni ambientaliste, che hanno conferito al Cospari più volte premi per la propria attività virtuosa nella gestione dei rifiuti. Perché poi chiaramente uno può dirsi da solo che è bravo, ma quella cosa che più conta è anche l'apprezzamento anche esterno e terzo da parte di associazioni che fanno della loro, per la loro missione la tutela dell'ambiente, come è Legambiente, per l'appunto, Legambiente. Volevo dire che la responsabilità della gestione dei rifiuti è dei sindaci e degli amministratori, quindi tutti quei personaggi che sono apparsi quest'estate sui giornali politici, non politici, sui dirigenti politici, avrebbero fatto bene a stare al loro posto, perché noi come sindaci non dobbiamo permettere a nessuno di venire a sindacare in quello che è di fatto una responsabilità diretta dei comuni, tantomeno quando questo viene fatto non per
diciamolo, non per un reale amore ai cittadini, ma per in qualche modo lucrare posizioni, vantaggi, insomma proprio quella parte di politica che io, almeno tanti di noi, vogliamo in qualche modo rifiutare una volta per sempre. Quindi questo, e parlo diciamo non di colleghi sindaci, parlo di altre situazioni che si sono, che abbiamo letto sui giornali. Quindi io volevo dare la mia approvazione, il mio applauso e respingere le dimissioni che sono state presentate dal Presidente della Consiglio di Amministrazione, e dare e riconfermare la totale fiducia nella direzione tecnica di questa società. Non so, probabilmente non vi faccio un grande diciamo, favore dicendo di spingere le dimissioni, perché lavorare in maniera intensa e appassionata in un terreno difficile come quello di gestione dei rifiuti, e farlo in maniera anchevole, in modo volontario, non credo che sia per certi versi un premio, almeno come viene inteso normalmente il premio. Però ecco, quello che è accaduto in questi mesi, in questi anni, è stato proprio la totale trasparenza, la unanimità o quasi di decisioni che poi il Consiglio di amministrazione ha applicato e ha gestito, e con risultati importanti, perché se questa provincia ha uno dei più alti livelli di raccolta differenziata nazionali, se questa provincia ha un livello di tariffe fra le più basse sia della provincia sia delle Marche che della nostra nazione, evidentemente queste cose non succedono per caso, succedono perché c'è un disegno condiviso, c'è una volontà affermata di mantenere una gestione pubblica e virtuosa in questo settore, come ha già ricordato Pezzanese, è certamente un settore non semplice, perché si presta ovviamente a tanti possibili inquinamenti, non di tipo ambientale ma di altro tipo, e quindi credo che questo sia un valore oggi assolutamente da rimarcare, rimarcandolo però non soltanto come diciamo, giudizio di carattere generale e sull'operato di questi ultimi anni del Cosmari, ma rimarcandolo poi anche nella fattispecie di quello che è accaduto. Io sono stato abituato, sono stato educato a guardare le cose per quelle che esse sono e a conoscerle prima di parlare, soprattutto prima di parlare sui giornali, perché credo che forse prima di parlare sui giornali fosse il caso di rendersi conto di quelle situazioni, perché è questo modo veramente da pennivendoli di utilizzare argomenti delicati e importanti per tutta la comunità per farne merce o pallottole, insomma è un modo che mi compiace, io non condivido, non solo in questa occasione, ho avuto modo di dirlo anche nei mesi, negli anni scorsi, per altri vicende che sono accadute nel mio comune. Comunque questo, chiudo subito la parentesi, è un modo di fare politica, di fare giornalismo che a me non piace assolutamente, e sono abituato anche per formazione personale, avendo fatto comunque studi scientifici e tecnici, prima a guardare le cose, a conoscerle, a rendersi conto e poi parlare, perché questa è la cosa più importante che credo che ognuno di noi dovrebbe avere, soprattutto che cosa fa l'amministratore. Quindi credo che la relazione che è stata presentata è assolutamente ampia, precisa, dettagliata e inequivocabile. Quindi io confermo proprio fermamente l'approvazione e il plauso al lavoro che gli amministratori da noi incaricati, da noi e da noi seguiti hanno compiuto in questa occasione, con tutto il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni. Grazie. Grazie Vitani, io do la parola a Martini e chiedo alle persone, in particolare sul fondo, se devono parlare che vanno fuori, perché stanno dando fastidio al corso dell'assemblea. Buonasera a tutti, molto velocemente. Allora, Peppe, tu stai arrabbiato, ma le due discariche stranamente stanno nella vallata del Potenza, e non è la battuta, e Tolentino sembra che sta nella vallata del Chieti, quindi qualcun altro potrebbe stare arrabbiato. A parte questa precisazione, per te in modo scherzoso, però è la pura verità. Comunque quella vicenda ormai sembra definitivamente chiusa, comunque
sia la sua collocazione, ma questo sta a significare che questo territorio, penso a Morro Valle, penso a Potenza Vicenza e quant'altro, quindi abbia dato, e penso tra l'altro quindi a quello che sta subendo anche la, sotto l'aspetto di fatto, la popolazione di Cingoli. Detto questo, però, io vorrei un attimo attenermi, qualcuno l'ha già detto, veramente a quello che è l'ordine del giorno, quindi specificatamente all'ordine del giorno, approvazione del bandi, le nazioni sono state gestionali del consorzio alla luce dell'ultima vicenda accaduta, quindi veramente non è che possiamo dichiarare la guerra mondiale, quindi rivedere tutte le questioni che stanno in essere nelle, legate alle problematiche che da anni ci stanno preoccupando e preoccupando i nostri cittadini per quello che riguarda il discorso della gestione dei rifiuti. Guardate, il discorso dell'inceneritore, posso fare una proposta? Allora, per quello che qualcuno ha già detto, noi sindaci, e questo io lo rivendico veramente con forza, rivendichiamo e pretendiamo la nostra autonomia gestionale e amministrativa, rispondiamo ai nostri elettori, e veramente le interferenze danno fastidio, creano disturbo, danno fastidio quindi relativamente, ma creano disturbo e complicano la soluzione dei problemi. Quindi io propongo, e tutti quei signori che veramente fanno queste interferenze, quando un sindaco li cerca, io vorrei che rispondano, parlo di quello che sta succedendo alla sanità, parlo di quello che sta succedendo nelle case di riposo, penso a quello che sta succedendo nei trasporti. Un interlocutore chiaro e preciso non ce l'abbiamo. Allora, la proposta è, prima di chiuderlo definitivamente il generatore, poi un secondo dopo lo chiudiamo, quindi prendiamo tutte queste chiacchiere e ingerenze, le bruciamo tutte, una volta per tutte, cerchiamo un attimo di andare avanti, perché io penso che rivendichiamo il nostro autonomia. Mi verrebbe da dire qualcuno pure per interpretare il genitore, lo voglio essere pesante, però per quello che ho letto e per certi comportamenti veramente vanno ingeneriti e bruciati, perché non se ne può più. Io però ritengo che quello che qui, adesso indipendentemente dalla posizione dei comuni, non è proprio nel merito, il documento non l'ho letto, non so se è pervenuto, però non, che ha espresso prima Monti e a nome del comune di Macerata, indipendentemente da tutto, io ritengo che quello che ci viene proposto, vado a leggere perché se no, questo CTA indica all'Assemblea Centrale l'opportunità del definitivo spegnimento, cioè se l'obiettivo è questo, perché stiamo parlando? Approviamo, punto e basta, stop, quindi un problema è risolto. Quindi poi non è che qualcuno si deve prendere il merito, cioè ecco l'autonomia di cui parlavo prima, siamo noi, sindaci, ma autonomo no, perché ce l'ha detto Tizio, Caio, Sanguano, perché veramente il problema c'è, se ne è preso atto, in modo, tra l'altro la relazione del CDA mi sembra anche abbastanza ampia e esaustiva, tra l'altro c'è anche una motivazione tecnica, economica, e viene detto, questo è il senso della responsabilità dei sindaci, di cui chi parla al di fuori di questa assemblea e a livello istituzionale dovrebbe tener conto del senso della responsabilità dei sindaci, perché poi ragazzi non ce lo dobbiamo dire, però lo dico ai cittadini, il sindaco ce lo trovate sempre, altri soggetti ce li trovate quando c'era la gran cassa, c'è qualche problema sulle spalle del sindaco, il sindaco ce lo trovate sempre. E il sindaco meno male il problema non risolve, può essere soddisfacendo meno, ma la faccia ce la mette sempre, 365 giorni all'anno, altri soggetti non lo so, non mi sembra di meno, non ce la mettono neanche con noi. Ovviamente, ecco il senso di responsabilità, ovviamente tutto nella consapevolezza che tale scelta avrà un impatto negativo sulle tariffe a partire dal corrente esercizio, quindi pur cosciente di questo, ci si rende conto che il problema è stato detto, non mi voglio ripetere, problema di salute, problema di puzze e quant'altro, chiuso, basta, definitivamente non se ne parla più, ma e non è che qualcuno ci deve mettere la lavandierina qui, né sotto l'aspetto politico, ahimè, perché sennò verrebbe essere vanificato quello che è sempre stato oggi il Cosmari, e credo che se ci fossero state le bandierine bianche, rosse, gialle o nere
o non so di che colore, forse non avremmo raggiunto i risultati di cui oggi tutti dobbiamo essere orgogliosi, noi però, noi, quelli che stiamo qui dentro. E non vorrei che passasse il messaggio che ci sia uno scontro tra di noi, le posizioni legittimamente, serenamente, democraticamente, civilmente vanno espresse tra di noi, ma non ci può essere uno scontro su un problema del genere, che è un problema relato che non coinvolge solo il capoluogo del capoluogo di provincia, coinvolge un territorio significativamente, ma chiunque sia, anche se fosse un cittadino che è uno, chiunque questo sia, c'è veramente dei rischi per quello che riguarda la salute, cioè non esiste neanche parlarne, lo diceva Beppe, voglio dire, non credo che nessun sindaco si esimi da questo senso di responsabilità e da assumere decisioni, nonostante, va detto, io lo so, sottoscrivo e condivido, nonostante con gli eventuali problemi economici che ci possono essere sui bilanci. Forse non lo sapete, ma credo che in azienda ci siete molti, vi rendete conto, i bilanci di previsione, io pensavo che scherzassero, ma non l'avevo letta la notizia, è arrivata adesso, la leggevo da parte del prefetto, i bilanci di previsione per il 2013, i comuni sono tenuti a farli entro il 30 novembre 2013, scusate, era gennaio, cioè. Se stiamo ancora, ci siamo, possiamo amministrare, cioè siete degli errori, solo questo, un bilancio di previsione a gennaio dell'anno in corso, è assurdo. Allora, nonostante questo non ci poniamo il problema, andiamo avanti, con l'auspicio che questo tempo, almeno per chi parla, chi vi parla, passi quanto prima, ma cerchiamo di farci meno male possibile. Per quello che riguarda il consiglio di amministrazione, allora, io ritengo che vada, chi mi ha preceduto l'ha detto, quindi massima fiducia, evidentemente siamo noi dovremmo sfiduciare. Quindi siamo noi, non ce lo devono dire altri, quell'autonomia non ce la dimentichiamo. Noi la chiediamo a livello nazionale, lo chiediamo a livello regionale, addirittura a livello regionale qualcuno ci viene a dire, ragazzi, non esiste, tutto e basta, noi non stiamo discutendo, quindi siamo noi evidentemente a sfiduciare, ci diamo le problematiche nostre, quindi non ce lo devono dire altri, anche perché sennò ti devo chiamare per rispetto, per cui devi fare effetto contrario, non ho mai capito neanche questo. Per quello che riguarda invece la dirigenza, anche lì siamo noi, cioè se c'è la fiducia, se Giampaoli è quello di cui è stato detto, siamo noi, perché non credo che siamo un vabbè fino a sto punto, o perlomeno c'è, può essere uno, tipo il sottoscritto, ma non credo che ci sono anche 56 vabbè, perché il comune non c'è, c'è 51 vabbè del territorio, quindi ragazzi, quindi diventa anche dal mio punto di vista offensivo, però come diceva la mia età, perché ormai ci siamo abituati a queste prese di posizione, e credo che senza responsabilità dei noi sindaci ci ha superato questo dato. Quindi per quanto mi riguarda, questa dal mio punto di vista è condivisibile in toto. L'invito alle dimissioni quindi va respinto, gari confermata quindi tutta la fiducia almeno stasera, poi se domani fanno una cazzata saremo noi a dirlo, quindi sia al CDA che alla direzione. Per il resto l'invito è di procedere su quegli obiettivi che ci eravamo dati, inutile a tornarci indietro, quindi è stato detto e quant'altro, e soprattutto anche per quello che riguarda l'attivazione degli idrocip, perché quello che tra l'altro anche lì ci sarà un ulteriore miglioramento per quello che riguarda la qualità della raccolta differenziata, oltre il decoro, che non è secondario per niente, delle nostre città, a quali cittadini di questo tengono molto, e voi sindaci lo sapete la stessa sera con me. Grazie. Grazie, la parola a Paolucci. Prepari Galancini e Lattanzi, a voi non ho di noi per ora. Buonasera a tutti, assicuro tutti che sarò breve. Io intanto volevo esprimere sorpresa e delusione per le polemiche che ci sono state in queste settimane. Già qualcuno si è soffermato su questo, non voglio ripetere le cose già dette, però è stato veramente uno spettacolo troppo decoroso, soprattutto fuorviante, e secondo me foriero solo di danni.
questo dibattito non è uscito fuori niente se non danni e anche insulti alle persone che sono sinceramente diciamo, inutili, dannosi, ma anche del tutto pretestuosi. Credo che la politica in questa occasione abbia fatto una pessima figura, abbia dato di sé l'aspetto peggiore e dovremmo tutti quanti, secondo me, trarre l'insegnamento di non incappare più in dibattiti di questo genere, se lo vogliamo chiamare dibattito, in abusi di questo tipo, perché certamente non portiamo sicuramente né fiducia né consensi alla politica, anzi creiamo discredito nelle istituzioni. Credo che la politica, se si vuole riscattare, deve evitare queste continue strumentalizzazioni che si fa di ogni argomento per costruirci sopra una facile polemica, a volte propagandistica a fini elettorali, altre volte propagandistica per insultare qualche persona, in genere non è mai costruttiva. Quindi dovremmo dare almeno noi, siamo amministratori, qui è stato dimenticato l'autonomia giustamente dei sindaci, ma almeno noi sindaci diamo le sedie, quindi evitiamo di salire sul treno della demagogia, del populismo, della propaganda, perché questo credo che non ci porta da nessuna parte, né tantomeno dovremmo cavalcare l'allarmismo, ma che serve anche a impaurire le persone, quindi a portare magari consenso a chi si fa portatore di questo allarmismo. Questo è un gioco al massacro che non porta da nessuna parte e può solo, secondo me, determinare qualche facile risultato, che è quello di distruggere, per esempio, 40 anni di lavoro che sono stati impiegati per costruire questa realtà. Ci sono voluti 40 anni per arrivare a questo risultato, ma basta pochi giorni, poche settimane per distruggere tutto. E credo che questo non corrisponda al senso di responsabilità che tutti quanti dovremmo invece inseguire. Ricordando che qua in giro per l'Italia esempi di risultati di queste campagne li vediamo. Basta citare e ricordare quello che succede, che è successo e quello che succede tuttora in campagna. No, alla demagogia, al populismo che sono stati perseguiti con determinazione in quella regione, che ha prodotto il risultato che quella regione ancora il problema dei rifiuti non l'ha risolto, li portano in giro per l'Europa, hanno i costi più alti di tutti quanti in Italia, hanno il territorio più inquinato d'Italia. E se qualcuno lì è andato a proporre di fare la discarica, invece di ricevere applausi, perché lì non hanno mai fatta probabilmente una regola d'arte, dicevo insulti, tutti quanti lì a parlare di disastro, a parlare di danni alla salute, quindi con una demagogia che è veramente inaccettabile. Io credo che dovremmo invece ragionare sul futuro di questa azienda e ricordare anche certe scelte strategiche che forse qualcuno dimentica, ma che invece dovrebbero contrassegnare il nostro, ispirare la nostra azione. Tra queste scelte strategiche io penso che per primo dobbiamo ricordare di migliorare la nostra capacità decisionale, perché i risultati siano stati ottenuti, ma io penso che si può migliorare. Allora, sulla capacità decisionale credo che siamo in ritardo, perché pensate a quanto tempo ci abbiamo messo a decidere di fare una discarica, e questo dimostra che qualche cosa da migliorare c'è. Così anche su altre scelte di carattere tecnico, no, che riguardano alcuni temi che sono stati anche qui presentati, sui quali certamente siamo lenti e invece dovremmo essere più decisivi. Un altro elemento, diciamo, strategico che dobbiamo sempre dimenticare è che questa è una gestione pubblica e abbiamo detto che i rifiuti in questa provincia devono essere in mano pubblica. Non è retorico, secondo me, ricordarlo questo, perché non solo c'è il rischio che mani più o meno privatamente interessate a mettere mano su questa materia ci sono e ci saranno sempre, ma c'è anche un discorso a livello strategico nazionale che privatizzeranno tutte queste attività. Quindi noi sindaci che oggi abbiamo sulle spalle questa responsabilità potremmo trovarci da mattina alla sera e questa struttura viene diretta da qualcuno che sta a Roma, a Milano o da qualche altra parte,
e a quel punto i sindaci saranno completamente scavalcati, saranno completamente bypassati, non avranno più nessuna reale voce in capitolo e quindi penso che faremo un passo indietro. Allora su questo vi invito tutti a riflettere, perché rischiamo di parlare di cose che poi ci sfuggono sotto le mani. Quindi dobbiamo ribadire questa scelta, ma anche essere conseguenti, quindi non limitarci a declamarla e finisce qui, perché poi nei livelli decisionali che sono sopra di noi, parlo della regione, ma ovviamente di tutti i ministeri e il governo, queste scelte dobbiamo saperle tramutare in azioni politiche che inducano chi ha il potere di decidere a andare in una certa direzione invece che in un'altra. Credo che un altro principio che dobbiamo sempre ricordare riguarda il fatto che questo ente non deve essere un baraccone, nel senso più deteriore del termine, ma deve essere un'azienda efficiente, un'azienda economicamente in equilibrio, un'azienda che agisce per tutelare un servizio pubblico, quindi che fa di questo obiettivo il fondamento della sua attività, non certo quello di agire prebende o inseguire o utilizzare questo strumento per carriere politiche o per obiettivi politici, perché questa gestione deve essere anche ispirata a salvaguardare l'ambiente. Noi tutto questo l'abbiamo messo in piedi perché vogliamo minimizzare il più possibile gli effetti negativi del nostro territorio, e quindi in questo ambito va bene la raccolta differenziata, vanno bene le iniziative per ridurre rifiuti, e io aggiungo anche vanno bene le iniziative per la valorizzazione energetica dei rifiuti, che non dobbiamo certamente ignorare, perché qui non dobbiamo subire la massimalizzazione ideologica di chi dice no a tutto, perché questo non è accettabile né tecnicamente né politicamente, perché ci può essere una valorizzazione energetica dei rifiuti senza che questo causi danni a nessuno. Nessuno vuole mettere in discussione la salute dei cittadini. L'ultima questione, non dobbiamo neanche trasformare problemi tecnici in problemi politici, perché questo è il massimo di strumentalizzazione che si fa. Detto questo, concluso, volevo solo riassumere alcuni concetti che riprendo dal documento che è stato qui illustrato dal Presidente e che dovrebbero essere, secondo me, l'attività prossima futura del Consorzio. Allora, prima di tutti credo che dobbiamo impegnarci per fare un piano industriale, approvarlo una volta per tutti e che non abbia un orizzonte di qualche mese, ma abbia almeno un orizzonte di un decennio, perché certe scelte che sono state qui evocate non si fanno, non si realizzano in pochi mesi e forse neanche in qualche anno. Quindi se parliamo dell'investimento sulla di gestione anaerobica dei rifiuti, no, che è stato detto 12 milioni di euro, non si può pensare che è una cosa che si fa in una settimana, e quindi bisogna mettere dei paletti e approvare questo piano industriale con le cose che abbiamo detto, moltissime delle quali tutti condivisi. Sulla questione della SMEA non dico niente, l'assemblea si è già annunciata, credo che si debba applicare quello che è stato deciso, tutti siamo d'accordo sull'opportunità di quell'operazione e tutti siamo altrettanto d'accordo che devono essere rispettati i principi di equità e di economicità. Terza questione, la valorizzazione energetica, l'ho già detto, io prendo atto questa sera delle valutazioni tecniche che sono state illustrate e non ho ovviamente motivo di né di dubitare né di contestare. Voglio però sottolineare con chiarezza che la scelta di chiudere l'inceneritore è una scelta tecnica, non può essere una scelta politica, tantomeno ideologica. Quarta questione, faccio appello, riprendendo quello che dicevo prima, affinché gli assessori provinciali regionali, ce n'è uno qui che ringrazio per essere qui, ma soprattutto con i regionali che qui non ce l'avevano mai, e anche qualche deputato e qualche senatore, che magari non ha sui giornali, qualche polemica, eccetera, però qui non ce l'avevano mai, a ricordarsi che queste strutture sono pubbliche, gestiscono un servizio pubblico e devono essere tutelate, non brutalizzate, tantomeno svendute sotto disegni di altra natura, no? Ispirate da lobby industriali che hanno altri scopi.
E questo credo che sia un impegno che tutti noi dobbiamo sentire impegnati in una persona. Non pensiamo che quello che decidono a Roma in termini in materia di servizi pubblici locali non ci riguarda. Ci riguarda pesantemente. L'ultima questione, ho finito, io anch'io rinnovo la fiducia agli amministratori, dico sì al documento che è stato presentato, non ho condizioni da fare nessun contenuto, dico comunque che gli amministratori hanno fatto il meglio delle loro possibilità, non ho elementi per esprimere un giudizio diverso, quindi io rinnovo anche il ringraziamento. Che voglio ricordare che questi signori si sono dimessi da un paio d'anni, stanno qui perché noi politici non siamo stati capaci di proporre un consiglio di amministrazione diverso, né c'è stata la corsa a occupare queste poltrone diversamente da quello che succedeva magari qualche anno fa. Quindi se stanno qui è per colpa nostra, ecco perché gli dobbiamo ringraziare, perché io penso che ognuno di loro non spetta, non vede l'ora di alzarsi solo e andarsene via, cioè, non sbaglio, vedo, ma perché capisco qual è, quanto è difficile il ruolo, quanto è difficile risolvere il problema e quanto può essere anche mortificante impegnarsi e sentire sui giornali, sulla televisione, da tutte le parti, insulti e critiche e diventare capo espiatorio di tutti, perché se diciamo, l'inceneritore non funziona, ci sta la Tessina, credo che sia insomma un azzardo, come sarà con il presidente che fa tutt'altro mestiere e non ha certamente la responsabilità di quello che esce dal cammino, ad avere sì una responsabilità politica, dobbiamo essere intelligenti e distinguere queste responsabilità, quindi è troppo facile, no? Andare sui giornali e sparare contro il direttore, contro il presidente, sa più di propaganda che non di reale valutazione dei ruoli di ognuno. Quindi io anch'io vi invito a proseguire, se non altro per responsabilità, perché altrimenti questa sera lo so che fine farebbe, e semmai la politica, se ce la fa delle proposte, qualcuno che ce la fa delle proposte, le faccia, proponga altri amministratori, vediamo se questi altri amministratori avranno la volontà, la capacità di essere più bravi e di impegnarsi per il bene del consorzio. Grazie Maurucci, Garancini.